Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Ecco, l'arrivo ci sono, grandissimo scoop, siamo a Rimini, la Romagna, l'Italia intera ci offre questo spettacolo meraviglioso. Veniamo a chiedere, dopo le ferie, dopo tutto quello che è successo, che cosa ne pensano i villeggianti a fine vacanze delle elezioni politiche che li aspettano a casa. Non è tanto il gatto che li ha lasciato senza sabbia nella lettiera, la suocera che li ha lasciata in casa, cioè le elezioni, turbamento. Andiamo. Chiudono i lettini e si aprono i seggi. Sì, andiamo a votare. Chi è che ha voglia di votare a settembre ancora le stesse cose, le stesse persone? Assolutamente no. Ti sembra una cosa sensata? Sì, magari non è il momento. Giusto. Sì, non siamo concentratissimi. E tiro e mollo, quindi mi vengono i muscoli come te, basta che tiro e mollo. E se andrà a votare, lo sai, piuttosto che in palestra? Riuscirete a mollare la palestra e andare a votare? Sicuramente sì. Io non ho capito un granché. Perfetto. Quel poco che ho capito è che quello che voteremo il 25 non sarà quello che sarà il 26. Se ho capito bene, sì. In Italia ci sono 101 partiti. Credo come la carica dei 101. Centrosinistra, sapete cos'è? Niente. Non lo mandi in onda questo, però, vero? Sì, certo che lo mandiamo in onda. Quelli già non si mettono d'accordo in un solo partito. Come fanno a mettersi d'accordo 101? Sono fatta grossa, spevato di corsa. E gli schieramenti come sono fatti? Perché Calenda con piuttosto che uno, mentre l'altro? Signor Vergasola, non ce lo chieda, non ci abbiamo capito niente. Niente. È il tuo politico che parla. Buongiorno. Stavi dormendo bene, eh? A te fai le foto a me? Sì. Ma mi voteresti a me? Io sì. Ah sì? Anche se sei doriano, però. Anche se sono doriano. Tropicale. Eccoci, stanchi ma felici, abbiamo intervistato praticamente tutta Rimini. Abbiamo scoperto questa cosa qua, non si sa chi vincerà le elezioni politiche italiane. Non sappiamo ancora chi sarà il premier, ma abbiamo scoperto una cosa interessante. Poca voglia, ma soprattutto dicono i DJ, il tormentone estivo, vista la calura, è stata questa. Cioè, non piove, governo ladro. Notte fonda, luna piena, tropicana.